questions. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and racing. My baby don't care for phone. I don't race. Listella is not his type. An evil and nocturnous man. He's something he can see. Baby just cares for me. Fashions, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for Stella is not his type. An evil Liberace's man. He's something he can see. He's something he can see. I wonder what's wrong with baby. My baby just gets piccola bottega dello swing, ben rivisti, bentornati. Buonasera. Belli pimpanti, tranquilli, sorridenti, quello sempre. Erika è la voce, la magnifica voce di questo trio che abbiamo scoperto proprio in provaci qualche settimana fa. Ci siamo divertiti, l'abbiamo anche fatta lavorare doppio rispetto agli altri, sì. Quindi le dovete un favore, una cena, esatto, fate voi, perché l'abbiamo anche messa in giuria quando siete venuti qui nel vostro debutto in provaci. E grazie per essere tornati qui al Polifunzionale di Pineto per provaci, appunto, una puntata che non è di gara, una puntata tranquilla, rilassante, in cui scopriremo varie cose oltre ad altri vostri brani, ovviamente. Se vuoi anche un po' dei fatti vostri durante le prove, quello che succede, poi ce lo dite voi. Tanto loro sono distratti. No, non è vero. Noi non sentiamo, tu. Sì, sì, fai finta di... Raccontaci tutti i retroscena. Ma se ne avete di divertenti, no, noi tutti, vogliamo... No, quelli che si possono ecco. raccontare, che sono utili anche alle vostre pagine social, perché ricordiamo anche quelle. Sì, 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 noi siamo, va bene, su Facebook, La piccola bottega dello swing, è lì, preferiamo quella pagina perché la troviamo molto più interattiva rispetto a un sito, e quindi lì mettiamo anche foto nostre, cioè anche di... Ultimamente stiamo facendo delle registrazioni. Sì, a breve usciranno le nuove demo. Sì, alcune demo, e quindi ci state sì, facciamo su. Tipo delle foto backstage, se vuoi. E quindi... sì, la gente è sempre un po' ficcanaso. Esatto. Si usa dire voyeur, ci cioè vogliono guardare. La esatto. parola giusta è ficcanaso, cioè farsi le affari degli altri, conoscere quello che succede e divertirsi un pochino anche insieme a voi, perché avete un sacco di amici fan, tra l'altro. Sì, 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 assolutamente sì. Allora, per i fan e per le fan, mentre è Erika l'ho salutata subito, mea culpa ragazzi, presentiamo anche gli altri. Certo, mi sembra anche giusto. Allora, al pianoforte abbiamo Alessandro Ferretti, signore e signori, qui mi sposto. Tranquilla, tranquilla, okay. Vai che viene inquadrato sempre. Antonio Faricelli alla batteria.
e la nostra splendida voce, che tra l'altro è anche uno strumento divertente, carino, simpatico, sì, che però giocheremo magari a far conoscere meglio durante la serata. Okay. E, voi poi potete anche promuovere i prossimi appuntamenti, ricordatevi di ricordarlo, perché così ci siamo gli appuntamenti anche per gli amici che vi seguono da casa. E provaci il sabato sera, raduna gli appassionati di quelli che sono i talenti artistici, non solo musicali, non solo canori, variamente intesi qui in Abruzzo. Però ci piace ogni tanto avere qualcosa di differente. Io in gradinata di solito sono ospite di Lorenzo Valeriani, che viene a lavorare, lavoro vero, in giuria per Provaci. Lo saluto di nuovo questa sera, lo ringrazio anche se ho poca voce, sono ancora ammalata. Grazie a te Maria Rita, buonasera a tutti, ancora complimenti alla piccola grande bottega dello swing, perché davvero pezzi sempre emozionanti, quindi ancora complimenti. E ieri sera adesso. Sì, stasera sì, anche perché ieri sera abbiamo pedalato, no? Per una giusta ragione, e poi il termine appunto pedalare ci sta bene, perché abbiamo avuto con noi la nazionale italiana di ciclismo paralimpico, un'emozione enorme anche quella, perché abbiamo conosciuto non solo dei grandi atleti, ma soprattutto dei grandi uomini che hanno passato degli anni un po' turbolenti, però con la forza di volontà si sono tirati su, e si sono tirati su alla grande, perché hanno portato qui da noi in Abruzzo anche le medaglie vinte a Rio 2016. Quindi esatto, abbiamo visto foto, video, immagini. Giovedì mattina hanno incontrato le scuole proprio qui al Palasport di Pineto, quindi è stato anche quel momento emozionante e particolare. E quanta energia c'era con il loro commissario, il CT, lo chiamavi tu, il commissario tecnico che li accompagna, li conosce benissimo tra l'altro, che poi riuscivano tutti a dire, ma lui in modo particolare riusciva a trovare il momento giusto per dirlo. Noi avevamo timore, ragazzi, di fare domande su come è successo che si trovino in carrozzina o su una con una stampella o due, e quindi possano gareggiare con le Paralimpiadi, per le Paralimpiadi. E lui diceva, vedi, se non ti fosse accaduto quell'incidente o quella cosa lì, non avresti vinto l'oro. Cioè, positivo ovunque e comunque. E loro naturalmente abituati, stavano a questo scherzo, che poi tanto scherzo non era, perché no, lui in quel momento voleva stimolare ancora di più questi meravigliosi atleti che l'hanno presa davvero bene. Nella sfortuna sono riusciti davvero a rialzarsi non solo nello sport ma soprattutto nella vita, perché abbiamo conosciuto anche esperienze di ragazzi fidanzati che poi si sono sposati, hanno avuto dei figli, quindi una vita davvero normale tra virgolette, nonostante la difficoltà, nonostante reale, la grave disabilità di alcuni atleti. Però hanno soprattutto dato un insegnamento forte non solo ai presenti ma a tutti quelli che ci hanno seguito durante la nostra trasmissione, quindi davvero una bellissima serata che ci ha fatto un attimino ragionare un po' di più sul, sì, valore della vita. Beh, si vedono le cose da un'altra prospettiva, sicuramente. E a telecamere spente qualcuno di loro ci ringraziava, come abruzzesi in generale, perché noi siamo abituati, noi abruzzesi, e credo che tutti i presenti lo possano testimoniare, anche quelli che sono a casa, il volontariato qui nella nostra zona è molto, molto intenso, molto vissuto, molto sentito, e si fa tanto attraverso il volontariato. C'era anche la Protezione Civile ieri sera qui in teatro, quindi c'era veramente il pienone. E in Toscana e in altre regioni io credo che grandi cuori siano dappertutto, Lorenzo, ma hanno notato una differenza di impegno e di organizzazione preventiva di tante cose che si possono fare anche dal singolo individuo che ha un'idea per aiutare e cerca di metterla in pratica. Questo li ha colpiti un po' tutti, a noi ha fatto piacere. Sì, tra l'altro il commissario tecnico li ha ringraziati più di una volta, davvero di cuore, appunto perché questa testimonianza è balzata un po' agli occhi di tutti, davvero sempre presenti nelle difficoltà. Ci stiamo allenando un po' troppo con la Protezione Civile, quindi se si riposano un attimino, se il buon Dio ci dà una mano, questi ragazzi hanno bisogno di riposarsi. Però anche ieri sera è stato bello rimarcare il fatto che c'è stato il cambio turno in quel di Civitella del Tronto, i ragazzi della Protezione Civile hanno smontato appunto da Civitella, sono venuti qui in gradinata, qui al polifunzionale, per farci conoscere le esperienze e i grossi aiuti che stanno dando non solo all'Abruzzo, ma credo che altre regioni beneficeranno di questo aiuto nel momento in cui, speriamo di no, ma se accade qualcosa anche in altre regioni loro correranno sicuramente.
Beh, siamo certi di avere degli ottimi elementi formativi, poi con Gradinata continueremo i discorsi, strada facendo. Stasera ti riposi vicino a una gran bella compagnia, direi. Di fianco a te c'è Anna Pia Urbano, passiamo pure il microfono a lei. Benvenuta Anna Pia, ben rivista. Grazie. Benvenuta qui su Rete 8 e con te anche gli amici di Tutti Pazzi per Corvara. Sì, Margherita, grazie a te per questo invito. Io rappresento appunto l'associazione culturale Tutti Pazzi per Corvara. Alle mie spalle c'è tutto il direttivo e vi racconteremo questo borgo magico e quelle che saranno le nostre prossime iniziative. Io ho conosciuto Corvara nel 2015, se non mi ricordo male, quando ci fu un evento legato al Tratto Romagno, una delle tappe di questo percorso bellissimo. Sì, perché il territorio di Corvara è attraversato per 5 chilometri dal Tratto Romagno che partiva dall'Aquila e raggiungeva appunto Foggia, e questo convegno l'abbiamo organizzato all'interno di un'iniziativa che organizzato da un'associazione che si chiama Tratturo 3000 e che a piedi soprattutto si parte dall'Aquila il 29 settembre, che è il giorno poi della partenza, esatto, dei pastori, rigoroso. E in 10 tappe si arriva a Foggia. Quando si faceva realmente, sì, qualche decennio fa, certo. Ancora c'era un viaggio preciso con delle tappe, rituali di vita anche, poi sono stati raccontati in maniera molto bella, e grandi parti di questo tratturo, grandi porzioni sono state rimesse in uso perché ci sono gli appassionati. Poi ce lo racconterai bene bene, perché poltroncine comode per parlare e vedere anche delle immagini molto suggestive. Lì c'è un gruppo di giovanissimi, io vorrei far arrivare il microfono all'altra estremità, dove c'è una giovane artista che io rivedo con grande piacere, ci siamo sentite poi via telefono, via web, perché oggi tecnologia aiuta. Lei è stata anni fa, era una ragazzina, una concorrente di Provaci. La prima edizione proprio. La primissima edizione. Laura Surricchio, ben rivista. Buonasera a tutti. Non sono cambiati gli occhi, il tuo sguardo però è diventato più forte, più tenace. Laura è una cantante, è cantante lirica tra l'altro, che ha saputo sviluppare e coltivare una serie di grandi, splendide competenze, ha ottenuto dei bellissimi risultati in Italia e all'estero, poi lo racconteremo bene, Laura, perché lo meriti, ma hai anche un'attività che ti appassiona, quella didattica, giusto? Sì. E naturalmente coinvolgi tanti giovanissimi. Tu insegni sia canto lirico che pop, vero? Sì, in entrambi i casi, infatti. Questa sera ho portato le mie due mascotte, diciamo, sono i due piccolini della mia scuola, e che vedremo appunto poi su questo palco. Io li vedo sorridenti, un pochino emozionati, ma li vedo prontissimi, sono bellissimi. Sì, non vedono l'ora di stare lì. E abbiamo farmi ascoltare. Anche, sì, ma io sono curiosissima e credo anche tutti quelli che ci seguono da casa. E c'è una splendida ragazza, che sembra una ragazzina a vederla, in realtà è più matura di quello che sembra. È piccolina, ma è grande. Esatto. Che è Federica Pento, io la saluto con Buonasera piacere, a tutti, perché grazie. Lei, così come la vedete nella sua semplicità, con questo sorriso da adolescente, permettimi, è risultata al vertice dell'ultimo cantagiro praticamente. Sì. Quindi ha ottenuto un risultato bellissimo. Poi ce lo racconterai, ti va? Certo. Si può fare? Vediamo anche qualcosina. Intanto complimenti a te, che sei grazie un modello mille. Per molti altri, anche per Elena e Marco, poi grazie. Noi ci presentiamo per bene qui in scena, ragazzi. Invece Laura, raccontaci tu dell'esperienza che hai vissuto quando è stato luglio, lo scorso luglio? Sì, è stato diciamo la fine di giugno, inizio di luglio, praticamente la 35esima edizione del Festival Victoria, che sarebbe un concorso internazionale che si fa in Ucraina, precisamente nella capitale ucraina, quindi a Kiev. E mi sono trovata di fronte a 30 diciamo, colleghi, tra virgolette, dove io rappresentavo l'unica concorrente italiana e che ha avuto la meglio su tutti quanti, ecco. Piazzandomi il primo posto assoluto insomma, di questo concorso. Ma internazionale. Io l'applauso lo farei, ragazzi, perché vincere lì a Kiev un concorso internazionale di canto lirico. È un concorso abbastanza importante lì, perché sì. È istituito appunto proprio dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Cultura, quindi per loro è un colosso. Quindi anche per noi sarebbe un colosso, voglio dire. E lei con questa tranquillità è andata lì, pam! È arrivata. Ma vabbè, giustamente uno quando partecipa diciamo che va un pochino prevenuto, nel senso
ti non prepari. Pensa che diciamo riuscirà a vincere. Vedi, una cosa che io ricordo di te e di qualche altro dei concorrenti nella storia di prova, ci sono sei edizioni non tutte consecutive, è che chi vuol migliorare pensa sempre che c'è, può esserci qualcuno più preparato, più capace, più abile, più dotato. Quindi ti prepari al meglio, pur sapendo che potresti trovarti a fare i complimenti a qualcun altro, magari meritatissimi. Fa parte, e questa è una carta vincente, secondo me, perché non dà niente per scontato. Diciamo che uno cerca di rimanere sempre con i piedi per terra, e quella è la cosa fondamentale per un artista, secondo me. Sono d'accordo con te, prima o poi vorremmo anche ascoltarti, se vorrai, ma questa sera facciamo cantare... Questa sera dedicata le mascotte ai ragazzi. Va bene. Allora, mascotte, posso far fare un altro brano ai nostri amici della piccola bottega dello swing? Vi piace lo swing che fanno loro? Sono canzoni un po' retro, le mamme e papà, anche i nonni le conoscono bene, sono canzoni però eterne e ci divertiamo tanto con questo stile. Voi cosa avete preparato ancora? Adesso faremo una canzone del grandissimo Ray Charles, What I Say. Siamo pronti? Siamo pronti. Erika, la piccola bottega dello swing. Grazie. Boy.
the girl with the dreads on. She can do the burner all alone. Yeah, yeah, yeah. What I say? Ma che bravi! Grazie. Lorenzo, volevo vedere te a fare il sopracuto che ha fatto Alessandro. No, stasera no. Ne riparleremo, ma in sala prova veniamo a fare un'incursione. Forse è meglio non parlarne. Grazie a voi, perché questo è un gruppo che si ascolta e ti viene da sorridere sempre. Non solo per quanto si divertono loro mentre cantano, mentre suonano, mentre si divertono con la musica, ma perché coinvolgono tutte le sensazioni belle e positive che la musica può trasmettere. Grazie a voi. Complimento, grazie a voi. Tanto non scappate stasera, vi rilassate un po', facciamo altre cose e poi tornate in scena. D'accordo. Ok? Grazie mille, la piccola bottega dello swing. Grazie. Sempre più felice di avervi conosciuti. Io faccio un piccolo riepilogo di quello che è stato Provaci, perché potete tranquillamente andare a sedervi, mi faccio da parte così la regia riesce a farvi rilassare un attimo, voi. Poi a casa qualcuno sta tenendo i conti dei tagliandi e delle cose che devono arrivare, perché sapete che Provaci è una gara a eliminazione diretta, un gioco spettacolo che alla fine dei giochi è una gara. Provini obbligatori perché vuole partecipare, i provini ci permettono di conoscere molte persone diverse tra di loro, diverse le età, le provenienze. Quest'anno il limite minimo di età era stato stabilito in 14 anni, anche per rendere più consapevoli quelli che partecipano di quello che è un gioco spettacolo. È aperto a tutte le arti, quindi canto, musica, danza, abbiamo avuto attori, prestigiatori nel lungo percorso, sono arrivati artisti veramente molto molto
speciali e quasi tutti loro hanno ottenuto poi bei risultati, perché chi persevera con lo studio e la formazione adeguata al suo percorso di vita, i risultati li ottiene sempre. Quest'anno ai provini sono arrivate diverse persone e ne abbiamo selezionati 18 che sono poi entrati in gara in una fase eliminatoria. Un vincitore per ogni puntata da 3 concorrenti per 6 puntate, quindi 6 semifinalisti vincitori di diritto delle puntate che abbiamo incontrato nella seconda fase, ma abbiamo dato la possibilità, come abbiamo fatto anche in altre recenti edizioni, a chi non avesse vinto le sue puntate, la sua puntata eliminatoria, di essere ripescato. Per motivi di tempo in Abruzzo è successo veramente di tutto, tra fine estate e qualche giorno fa. Quello che accade intorno alle persone coinvolge le persone, prova c'è fatto per le persone, con le persone, quindi ne abbiamo risentito un po' tutti. Abbiamo semplificato la cosa utilizzando i like su Facebook, cosa che non avevamo mai fatto per il ripescaggio, però ha funzionato in maniera dinamica, c'era un tempo limitato da domenica 29 gennaio a lunedì 13 febbraio per votare, e solo in una pagina, quindi abbiamo dato la possibilità al pubblico di scegliere il favorito o la favorita, e questo risultato se lo è portata a casa Andromeda Imperiale, che insieme a altri concorrenti che hanno avuto ottimi punteggi con ripescaggio, cioè Adriano Megna e Valeria Vaccaro, ha affrontato una semifinale tutta dedicata ai ripescati e lei, Andromeda, l'ha vinta. Quindi andrà di diritto alla finale insieme ai vincitori delle altre semifinali, che sono stati Giacinto Ceroni e Luisa Berardi. Quindi sarà una semifinale, una finale combattuta, perché non è finita mica qui. La Dolce Vita, il magazine che noi abbiamo come partner da diversi anni, che ha dato spazio e visibilità ai concorrenti, è una delle nostre, come dire, armi segrete, e in questo insieme ai nostri partner fa un lavoro importante. Io vorrei ricordarli insieme all'aiuto della regia, perché i partner offrono regali ai concorrenti, quindi grazie a Colle del Sole Vini, grazie alla Falcone Dolciaria, perché per tutti loro nella prima parte sono stati omaggi molto apprezzati, devo dire, qualcuno è venuto a chiederli di nuovo, per la finale faremo anche di più, non c'è problema. E il magazine La Dolce Vita ci permette di ripescare tramite il tagliando che trovate nel numero di febbraio, in realtà il termine scadeva oggi, 25 febbraio, ma lo proroghiamo per problemi logistici fino a lunedì 27, consegnandolo a mano o spedendolo, va bene il timbro, di ripescare, dicevo, una concorrente e portarlo direttamente alla finale. Ovviamente una volta lì poi bisogna meritarselo, perché è facile dire, qualcuno mi citava oggi via tramite un social, un episodio di qualche decennio fa, quando Pupo, pare, si dice, avesse comprato milioni di lire, avesse investito milioni di lire in una rivista nazionale che aveva un tagliando per un ripescaggio di un programma Rai, per risultare nei primi 3. Non succede tutti i giorni, poi Pupo, e Pupo è un personaggio a modo suo. A me non piace giocare sleale, sinceramente, e tutti i concorrenti sanno che la trasparenza paga. I giudici votavano in modo palese, come è sempre stato, Lorenzo ne sa qualcosa, e tutti hanno messo la faccia per fare la migliore delle scelte possibili. Alla finale si riparte da zero, la giuria sarà più ricca, sarà più importante, sarà più decisa, perché lì arrivano quelli che si sono guadagnati i galloni, diciamo così. Quindi in bocca al lupo a tutti, vedremo, oltre a questi 3 che mi piace ricordare, Giacinto Ceroni cantante, Luisa Berardi cantante e Andromeda Imperiale anche lei cantante, tutti molto giovani tra l'altro e molto bravi, si aggiungerà un quarto concorrente o una quarta concorrente e vedremo come andrà a finire, ma di questo parleremo tra una settimana. Io questa sera volevo concentrarmi sui nostri piccoli ospiti. Laura ha ancora con sé il microfono. E prima di lasciare il palco a loro, dando alla parte tecnica il tempo di prepararci, volevo sapere com'è stata per te l'esperienza da insegnante. Hai cominciato piuttosto giovane, tra l'altro. Sì, praticamente ho iniziato, oddio, non tanto giovane, tra virgolette, no, scherzo. Praticamente 2 anni fa, infatti, ho avuto la possibilità tramite la scuola Impulse Sound, che ha avuto, insomma, fiducia in me, quindi mi ha indirizzato in questo cammino, e da lì ho iniziato, diciamo, questo percorso da insegnante tra virgolette di
queste due, intanto queste due piccole creature qui, e poi tanti altri che comunque saranno, cioè sono diciamo di una fascia che oscilla dai piccolini, quindi dai 5-6 anni, per arrivare anche a persone adulte che insomma hanno su una cinquantina di anni. Sì, perché non si smette mai di imparare, se uno volesse. Assolutamente no, e la passione comunque deve essere coltivata in qualsiasi età. È giusto più che facile sia far migliorare un adulto o un bambino? Beh, un bambino è come scrivere su un foglio bianco, su una pagina bianca, quindi diciamo che è molto più delicato ed è anche un pochino più facile perché comunque non ha altri vizi. Diciamo non ci sono così. Difetti da rimuovere. Beh, certo. Poi di conseguenza ci sono i pro e i contro di ogni cosa. E quindi dicevo appunto, questa mia esperienza mi ha portato a insegnare qui in questa accademia di Impulse Sound. Poi si è estesa all'Accademia Musicale Tollese e poi in collaborazione con un'altra scuola di musica, al quale fa parte Federica, del maestro Alessandro Pento, che fa riferimento anche al Piccolo Teatro dello Scalo, quindi oltre alla scuola di musica c'è anche una scuola teatrale. Uh-huh. La nostra invece è una scuola di musica a 360 gradi, quindi voci, strumenti e vocalità. E noi siamo Chieti, Chieti Scalo, mi faccio anche un po' di propaganda. Vai tranquilla. No, scherzo, comunque siamo sia a Chieti Scalo, quindi in via Pescara e in via Marino da Caramanico. Chi volesse raggiungervi? Ah sì, questo assolutamente. Comunque sia, siamo veramente una grande famiglia, questa è la cosa bella, perché diamo tanta possibilità a questi ragazzi di esprimere anche le loro creatività, perché comunque la musica in primis è proprio questo. È un linguaggio alternativo, diciamo spesso questo, ma poi quando loro sono in scena diventa vero. Sono pronti secondo te? Non vedono l'ora. Io sono felice. Allora io mi faccio da parte, intanto si prepara il nostro primo giovane ospite, Marco Di Vita, che ha scelto un brano fantastico, Se bruciasse la città. Prego. Sposerai, ma se in fondo al cuore tuo c'è un ragazzo, sono io. Ma chi l'ha detto? Ma perché non posso più pensare a te? Nessuno sa chi sono io. Il mio primo bacio è stato mio. Impazzisco senza te. E ogni notte ti rivedo accanto a me. Se bruciasse la città. C'è ancora un altro insieme a te, impazzisco senza te. E ogni notte ti rivedo accanto a me. Lo so.
Grazie. Vieni, vieni. E bravo Marco, guarda come felice Laura, la tua maestra. Quanti anni hai Marco? 12. 12 anni, wow. E ho notato, Laura, correggimi se sbaglio, già le prime nozioni di arte scenica. C'è anche quello. A te piace studiare canto? Sì. Che cosa ti piace del canto? Come ti fa sentire? Cioè, tutto. Ti emoziona, ti sì, diverte? Mi emoziono. È faticoso qualche volta? No, perché cioè, ti diverti e... La fatica non la senti più? No. Ma a scuola cantate? No. Mai? Ci siamo inventati anche i dischi con le tabelline per farli alleggerirlo. Ti manca un po' sta cosa a scuola? Sì. Però poi ti sfoghi lì nell'altra sì. Scuola. Se dovessi dare un consiglio a qualche bambino, qualche ragazzo che ti guarda da casa ed è in dubbio, cominciare a studiare musica, canto, ma non lo so, ho tempo, non ho tempo, come faresti a convincerlo? Cosa gli diresti? Di iniziare a studiare perché è una cosa bellissima. Certo, entusiasmo puro ragazzi. Bravo Marco, grazie di vero cuore. Da grande vorrei fare? Cantante. Te lo auguro con tutta l'energia che possiamo darti qui a Provaci. Grazie. Grazie di cuore a te, puoi tornare pure al tuo posto perché ora tocca alla tua collega. No, torniamo da quella parte che c'è Massimo che ci aspetta, il nostro, scusami, Angelo Custode della parte fonica. Bello vedere che sorridono così felici quando cantano. Elena, passa pure da questa parte tesoro, che intanto noi facciamo... i ciceroni per il teatro che ha degli spazi un po' diversi da quelli magari di un piccolo auditorium e ci sono anche dei tempi diversi. Elena Arcieri è anche più piccola di Marco, io adesso la aspetto qui perché la voglio vedere arrivare, Marco ragazzo imponente, cioè cresciuto, Elena Arcieri è uno spettacolo. Benvenuta, intanto facciamo la prova microfono, parliamo. Sassa. Quanti anni hai, Elena? 8. 8 anni, che bella età. Ti piace cantare? Sì. Tu sei frizzante, sei impaziente, mi sbaglio? Sei già pronta? Allora, io dico qual è la canzone che canterai e poi ti lascio nelle mani del nostro Massimo, che dovrebbe essere già pronto. Hai scelto Il mondo che vorrei. Elena Arcieri. Quante volte ci ho pensato su, il mio mondo sta cadendo giù, dentro un mare pieno di follie, ipocrisia. Quante volte avrei voluto anch'io aiutare questo mondo mio per tutti quelli che stanno soffrendo come domani l'ha deciso ed è convinto che il suo domani è insieme a te. Il mondo che vorrei ci sparerebbe fiori, non sentiremmo più il suono dei cannoni. Il mondo
Elena, Elena, piccola per modo di dire, Elena, 8 anni, ma complimenti per la potenza, signorina. Senti, ma in casa canta qualcun altro? No. Sotto la doccia, in macchina, per le scale? No. Sei l'unica cantante di casa? Come hai cominciato a cantare? Perché mi piaceva cantare, allora anche da piccola. Eri piccolissima quando hai cominciato a canticchiare? Sì, cantavo ta ta ta. Rimani. Io me ne immagino, lei a 2 o 3 anni deve essere stata una cosa fantastica. E poi hai incontrato ovviamente una scuola di musica dove ti trovi bene, studi, la maestra è brava. Bravissima. È simpatica. È un riferimento perché voi siete concentrati mentre cantate, questa è una cosa molto bella. E poi hai incontrato anche molti amici, molti compagni come Marco, ce ne sono anche altri, vero? Sì. Ma a scuola da te si canta? Si canta, si suona qualche volta? Delle volte la maestra ci fa ascoltare delle canzoni, ci fa rilassare, delle volte... Ah, quindi come terapia relax? Delle volte... ci ha fatto anche imparare delle canzoni. Sono carine, sono divertenti? Sì. Ma tu ti diverti a cantare anche a scuola con i compagni? Gli insegni qualcosina, qualche trucchetto per intonare? Hai capito? Il mestiere mio e basta. Quando avrai l'età della maestra Laura, cosa vorrai fare tu? Non lo so. La cantante, l'astronauta, l'artista? Adesso io... Fino adesso avevo pensato di fare la cantante. Fino adesso, perché poi vedendo quello che succede in giro deve controllare bene se il mercato è adatto. Mi pare giusto, perché comunque la musica non lasciarla mai. Nella tua vita c'è sempre spazio per la musica, vero? Ci sarà. E poi, qualche strumento ti piacerebbe suonarlo? Sì, il violino. Bello. Brava. Allora, la prossima volta che invito con Laura magari qualche altro artista, porti anche un violino. Poi ci giochiamo un po'. Ci possiamo pensare. Lei non dice mai di no, mi piace questa bimba. Grazie Elena per essere stata qui con noi stasera. Vuoi salutare qualcuno che ti guarda da casa? Compagni di scuola, maestri? Sì, perché tutti i miei compagni di classe mi guardano. Quale classe, ricordiamola bene? Terza C. Di dove? Di Villaggio Celdit. Ok, così sanno che salute per loro. A chi ti scalo. A chi ti scalo. Grazie a Elena Arcieri, grazie ovviamente a Laura che ci ha portato questi piccoli tesori, grazie anche al tuo compagno d'avventura che ha aperto il palco questa sera come ospite, il nostro Marco Di Vita. E torniamo da Massimo a restituire il microfono, così ti rilassi e sentiamo anche altre cose, perché Elena è interessantissima come bimba, perché è piccina ma è decisa. Marco è già un ometto, Marco è già... ormai più consapevole, ma lei è un peperino. Poi ci salutiamo per Benino, sì sì sì. E le cose di cui vorremmo parlare ora riguardano anche una parte dell'Abruzzo che è diventata a suo modo un percorso d'arte, se vogliamo, passando anche per la settima arte, non solo per quello. Io invito qui sul palco con me Anna Pia Urbano, che rappresenta tutti i pazzi per Corvara. Le diamo il tempo di arrivare e sistemiamo tutto quello che ci serve. Intanto racconteremo di questo piccolo borgo, di quello che è accaduto negli ultimi anni e delle riscoperte legate a qualche anno fa. Prepariamo anche tutta la postazione per quello che può servirci. Io mi metto qui in postazione di attesa. Vieni Anna, ben arrivata, ben rivista. Vieni, vieni, siediti pure qui, poltrona rosso fuoco. Microfono, questo lo diamo a te e ci prepariamo, perché noi il monitor lo vediamo, tra un pochino cominciamo a raccontare qualcosa di preciso. Anna Pia, comodamente seduta, il microfono lo stai tenendo un po' come uno scettro, sì. Ma questo è normale, per chi è abituato a parlare con il cuore, il microfono in televisione invece è un mezzo necessario, quindi dobbiamo utilizzarlo, ma... vedilo come un mezzo propedeutico per far conoscere la tua Corvara. Tu ce l'hai nel cuore, Corvara? Sì,
Io in realtà sono pugliese, la mia storia inizia perché ho fatto una tesi di laurea su Corvara e poi inizio ad essere legata a questo posto. Nel 2014 nasce l'associazione Tutti Pazzi per Corvara e ho il privilegio di rappresentarla come presidente. Eccola qui, in provincia di Pescara, questo piccolo borgo, l'ho scoperto, lo ricordavo a inizio trasmissione, con quel riferimento al gioco del gioco, tra virgolette. Per molti è un gioco, uno sport legato alla percorrenza dei trattori. Ecco, qualche immagine di Corvara la vediamo. Sì. È ovviamente un borgo piccolino. È un piccolo borgo caratterizzato innanzitutto dall'essere arroccato sulla roccia viva. Quello che vedete adesso sono le cosiddette case mura, quindi sono, come vedete, a strapiombo, mentre gli accessi a queste abitazioni sono localizzati all'interno del borgo. E qui potete vedere che è caratterizzato dall'utilizzo di pochissimi materiali come la pietra calcarea, i solai, i tetti sono in legno e ci sono pochissimi portali, vedete, monumentali. Uh-huh. E la ricchezza e la bellezza è proprio nell'omogeneità dell'utilizzo di questi materiali. Quando io ho scoperto Corvara nel 2015, per quella tappa all'interno del Tratturo Magno, sì, all'interno si parlava di questa iniziativa, sì. E Corvara sì, è forse la terza o quarta tappa di questo cammino, e quell'anno abbiamo ospitato un convegno sulla transumanza. E tra l'altro è uno dei vostri temi ricorrenti, cioè lo portate avanti come sì. Elemento identificativo del territorio. Sì, sono diversi i temi che tocchiamo, che riguardano Corvara, ma naturalmente riguardano tutto il comprensorio. E tra questi sicuramente la valorizzazione dell'antico tratturo, del Tratturo Magno. E là abbiamo lavorato anche su altre tematiche come la valorizzazione dei popoli italici, in particolare dei popoli vestini, perché Corvara è arroccata su quello che è cosiddetto Monte La Queglia, e nel territorio tra Pesco Sansonesco e Corvara è localizzato un importante santuario italico romano. Quindi noi abbiamo organizzato degli eventi, vedrete anche delle foto, degli eventi che legati proprio alla valorizzazione di questo argomento. Quello che ci è più a cuore è naturalmente l'emigrazione. Perché dovete pensare che a Corvara nel 1900 c'erano circa 1500 abitanti. Attualmente sono meno di 300 e questo spopolamento è legato fortemente al fenomeno migratorio. Sono andati in tanti stati, in America Latina, anche in Francia, in Belgio, e quindi tante delle nostre iniziative sono state anche legate alla ricucitura dei contatti con i corvaresi nel mondo. Devi pensare che abbiamo organizzato a novembre un evento dove ci siamo collegati via Skype in contemporanea con il Canada, con gli Stati Uniti, il Belgio, la Francia, e in sala invece c'erano dei corvaresi anche ottantenni, e magari ci sono stati degli incontri che non avvenivano da decenni magari. Esatto. Questo è sicuramente qualcosa di commovente, ma sì, emozionante. Volete andare anche oltre sul tema dell'immigrazione, vediamo delle immagini di... Sì, questo è l'evento, quello sui popoli vestiti. Mm-hmm. Qui, questo è uno spettacolo di William Zola, del regista, sì, William, sì, Zola, sì. E sempre comunque legato a questo tema, e queste sono delle iniziative che invece abbiamo organizzato con i ragazzi delle scuole, che anche nel caso della transumanza spesso coinvolgiamo le scuole. Mm-hmm. E qui era legato alla riscoperta di una specie protetta che è il geotritone italico. Eccolo, che è un anfibio che poi ritroverete anche nel logo dell'iniziativa del premio che stiamo organizzando. Prima di andare a parlare del premio, io sono rimasta affascinata anche da questo rosario di chiavi. Sì, allora, un rosario che ha una chiavi, storia molto particolare. Sì, è un video documentario che abbiamo ritrovato, la nostra associazione ha ritrovato grazie alla collaborazione con il servizio Raiteke. È molto emblematico il titolo, Un rosario di chiavi. Questo documentario è a metà strada tra un'intervista, quindi comunque girata nel 1981 interamente nel borgo di Corvara, e qui vedete qualche immagine, ecco, della protagonista, che era effettivamente un abitante in quegli anni del borgo, e contemporaneamente c'è questa storia un po' romanzata. In realtà è una storia vera, perché venivano consegnate a questa anziana signora del posto le chiavi delle abitazioni che venivano ovviamente lasciate prima di partire ed emigrare.
Ovviamente col tempo queste chiavi diventeranno tante, fino a costituire un vero e proprio rosario di chiavi. Quindi questo video documentario racconta appunto la miseria di quel tempo e anche queste speranze, la speranza del, ecco, del viaggio, ma contemporaneamente il dolore, perché comunque sì, veniva lasciato quello che era il borgo natio. E molti non sono tornati oppure tornavano veramente... Sì, oppure non sono mai tornati, sì. È accaduto anche quello. Nell'81 è stato girato per la regia di Rolando D'Alonso. Esatto. Come lo avete ritrovato? Lo avete cercato o è stata una casualità? Guarda, la transumanza anche lì è stata importante perché durante un evento abbiamo incontrato Adriana Gandolfi, che è un'antropologa abruzzese, e in quegli anni lei aveva lavorato a questo videodocumentario, quindi ci è stato segnalato da lei. Poi noi abbiamo fatto delle ricerche, il RAI sono durate anche molto tempo, fino a ritrovarlo e acquisirne poi i diritti di proiezione, e abbiamo organizzato poi un primo evento al Petruzzi, dove pensa ci sono state circa 700 persone, quindi alla prima proiezione, quindi comunque ha toccato, ci sono state comunque persone che si sono commosse perché hanno visto, ecco, per questo abbiamo vinto un premio. Vedete nella foto alcuni del direttivo che sono anche qui in sala dell'associazione. Ora li presenteremo, appena La valigia di cartone, che è un premio comunque sempre legato all'emigrazione che si svolge ogni anno a Castel del Monte. Quindi come associazione quell'anno siamo stati premiati per questo lavoro di ricerca. Orgogliosi. Sì, certo, moltissimo. Allora, visto che siete così giustamente orgogliosi, sì, io voglio conoscere anche i membri del direttivo che sono con te questa sera. Sì, so alcuni, che siete molti di più comunque. Sì. Allora, il direttivo è formato da quattro persone in particolare, sono io, il come presidente, poi è assente oggi Monica Martino, che anche lei è un architetto, ci sono poi Roberto Giuliani, che è anche l'autore di vari racconti di cui poi parleremo successivamente, sì, e Walter Di Rita. Poi in sala ci sono anche Loredana, Sandra e Daria, tutti che soci, sono soci dell'associazione. Quanti soci ci sono all'interno dell'associazione? Circa un centinaio attualmente. Ma non tutti corvaresi? Allora, guarda, molti sono corvaresi, così come Walter, come Roberto, che sono... io ormai sono acquisita perché sono, come ti dicevo, sì, approdata successivamente. Voi mi spiegherete come avete fatto ad adottarla. Sì. Mentre loro hanno origini corvaresi, alcuni di loro sono nati a Corvara e quindi hanno comunque, sono legati a questo luogo anche con dei ricordi legati. Molti dei soci sono persone che come loro vivono a Pescara, vivono a Chieti, quindi diciamo emigrate ma nelle vicinanze brevi dell'Abruzzo. Breve alcuni raggio. Sono invece sono anche persone che vivono all'estero e che in questi anni hanno appoggiato e hanno apprezzato quello che stiamo facendo per la riscoperta appunto di questo territorio. E per collegarci con l'estero, prontissimo il nostro Massimo, guarda qui che vi siete inventati, premio Corvara Abruzzo per l'illustrazione. Sì. Allora, raccontaci bene, com'è nato, che cos'è, avete coinvolto dei partner importanti, sì, tra l'altro l'obiettivo è bellissimo. Grazie, innanzitutto. Allora, l'iniziativa è stata ideata e organizzata dalla nostra associazione, da tutti i pazzi per Corvara, però l'abbiamo organizzata, come dici, in partnership con la Scuola Internazionale di Comics. Tutte le sedi nazionali sono state coinvolte, ma in particolare noi abbiamo collaborato con la sede di Pescara. Certo. Poi il patrocinio è sia del CRAM, sia dell'ANFE, c'è il comune di Corvara, poi c'è anche il Museo delle Leggende d'Abruzzo, ci sono degli editori importanti abruzzesi come Iagnere Edizioni, come Menabò, l'abbiamo lanciato nel FLA. Il tema di quest'anno quindi è appunto l'emigrazione abruzzese, infatti il sottotitolo diciamo è Abruzzo gente in movimento, quindi noi vogliamo stimolare quella che è la sensibilità degli artisti in particolare degli illustratori, che chiamiamo a rappresentare quelle che sono le sequenze narrative del racconto scritto da Roberto Giuliani, L'America. Allora, noi ogni anno realizziamo un calendario racconto e questo racconto è stato
oggetto, diciamo, del calendario è stato per la prima volta pubblicato sul calendario dello scorso anno. E narra la storia di un ragazzo sedicenne costretto a partire, comunque a imbarcarsi per New York per non essere arruolato e quindi per non morire sul fronte austro-ungarico, perché è ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. Questo perché? Perché noi ci rivolgiamo ad artisti professionisti, ma il nostro obiettivo principale sono le nuove generazioni, quindi l'obiettivo finale di questo progetto è la realizzazione di un libro interattivo che verrà appunto realizzato attraverso le illustrazioni e che servirà per parlare di questo argomento importante nelle scuole, quindi i nostri utenti finali sono i ragazzi tra gli 11 e i 13 anni circa. Che non conoscono così bene la storia, che la affronteranno alle superiori, ma spesso con troppa velocità, perché i tempi didattici purtroppo sono quelli che sono, ma vedo che volete coinvolgere partecipanti da tutto il mondo in realtà. Sì, ci stiamo provando. E no, qualcosa è già arrivato? Sì, è arrivato un primo plico, è arrivato due giorni fa, è arrivato dall'Argentina. Sì, siamo molto... Guarda, per noi sarebbe un grandissimo obiettivo ricevere comunque i lavori da parte di persone che sono italiani, emigrati e che appartengono a delle comunità abruzzesi nel mondo, quindi speriamo... Il tempo c'è, perché la scadenza è il 28 aprile 2017. Sì, esatto. E la premiazione ci sarà il 3 giugno nel Borgo Medievale di Corvara, che poi è molto, molto... Io l'ho scoperto per caso, vi giuro, era una giornata bigia, anche un po' freschina, devo dire, ma la pietra ha un fascino meraviglioso. Sì. E poi è una posizione veramente particolare, c'è una storia che non ti stancheresti mai di ascoltare. C'è ovviamente un premio in denaro, ma il premio più bello è... La realizzazione del libro è una gratificazione che poi rimane nel tempo. Guarda, la giuria è qualificatissima, vedo anche. Sì, la presidente di giuria è l'illustratrice Rita Petruccioli, però all'interno della giuria ci sono sia dei rappresentanti di quello che è il mondo della comunicazione, infatti abbiamo comunque coinvolto anche l'agenzia Pomiglio Bloom che darà una menzione al merito attraverso uno stagio di 5 giorni nella loro azienda, non per il vincitore, però noi speriamo di poterlo... Una segnalazione. Che loro ragazzo. Perché no? Ecco, e ci saranno poi anche invece degli psicologi, ci saranno ovviamente dei rappresentanti delle istituzioni e ci saranno comunque degli esperti, comunque oltre alla comunicazione visiva, certo, tutto quello che è il mondo della comunicazione. Sì. Qui tra i vostri partner, tu hai citato tante persone, la Scuola Internazionale di Comics, il Consiglio Regionale d'Abruzzo, il CRAM, che poi è il Consiglio Regionale Abruzzese nel mondo, l'ANFE, che è Associazione Nazionale Famiglie e Migranti, così sì, chiariamo che si stanno allargando veramente tanto, il Comune di Corvara ovviamente, il Museo delle Genti d'Abruzzo, la Fondazione Tiboni per la Cultura, Edoardo sì, Tiboni per la Cultura, che è l'organizzatrice del premio Flaiano, quindi il Media Museum, l'Agenzia Promozione Culturale Biblioteca di Giampaolo per la sezione ragazzi, l'università ovviamente, New Enterprise Technology all'interno della D'Annunzio. Sì, sono uno spin-off che ci supporterà soprattutto nella realizzazione poi del libro multimediale. Benissimo, Pomiglio Bloom ovviamente, Ianier Edizioni, Menabò Casa Editrice e il FLA Pescara Festival non potrà mancare, sì. Magari sarete ospiti anche là. Sì, siamo già stati ospiti loro durante il lancio che è avvenuto a novembre e lo torneremo sì anche successivamente. E poi il racconto su cui costruirete questo videolibro, libro interattivo di Roberto Giuliani, che è qui presente, è scritto in un modo foneticamente interessante, l'America tutto sì, attaccato, con tante A di questo urlo finale. Sì, un po', noi abbiamo immaginato, ma anche nel racconto è così, è l'arrivo del protagonista, che comunque nel vedere la Statua della Libertà, nell'arrivare a New York, appunto urla l'America, l'America. Ecco, volevo aggiungere una cosa, noi prego, chiediamo agli illustratori di realizzare 9 elaborati, di cui 8 saranno bozzetti che rappresenteranno le 8 sequenze narrative del racconto, serviranno alla giuria per poter valutare nel complesso l'opera, e chiediamo poi un'unica illustrazione in formato A3 e comunque quasi definitiva per poter valutare invece la capacità artistica. Sono ammesse tutte le tecniche, si può lavorare in digitale, si può lavorare comunque in originale e troverete poi sia il racconto, il bando e tutte le regole all'interno appunto all'interno del bando, ma soprattutto sulla pagina Facebook che abbiamo creato del premio Corvara Abruzzo.
Quindi i riferimenti sono semplici, la metteremo anche sulla nostra pagina Facebook di Provaci, sì. E faremo in modo che si partecipi in tanti, perché sono molto curiosa di vedere le differenti mani, le differenti volontà di rappresentazione. E, con Corvara magari poi ci risentiremo, mi auguro, ecco, perché ci sono altre cosette nel calderone, questa locandina tu me l'hai inviata anche. Sì. Perché c'è un promo, un trailer che gira in queste settimane. Esatto, allora dal 2 marzo al cinema Omicidio all'italiana, che è il nuovo film di Maccio Capatonda, che è stato girato non interamente, perché alcune scene sono state girate anche a Chieti, però la maggior parte delle scene sono state girate nel borgo di Corvara. Che qui viene definito Acitrullo. Sì, in realtà è un nome inventato. Ovviamente. Acitrullo però rappresenta anche nel film, nella trama del film, un paese che ha subito un forte spopolamento. Si parte da un omicidio, o un presunto omicidio. Un giallo è un giallo. Che viene appunto utilizzato per poter richiamare l'attenzione dei media, dei giornalisti, ma anche degli stessi turisti e curiosi all'interno di questo paese che è Acitrullo, ma che in realtà, ripetiamo, è Corvara. Quindi vi invitiamo comunque di andare al cinema per scoprire anche delle viste bellissime, perché nel trailer di cui parlavi ci sono già delle viste. Infatti. Con il drone, che hanno sorpreso anche noi e hanno emozionato anche noi, quindi non l'abbiamo ancora visto dal 2 marzo al cinema. Sì, 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 sono impegnati con la promozione tutto. Adesso in giro. Quanto vi siete divertiti durante le fasi di lavorazione voi? Avete seguito qualcosina? Film. Sì, noi li abbiamo comunque aiutati anche in alcune fasi logistiche, li abbiamo supportati, saremo anche lì nei titoli di coda, siamo orgogliosi. Nei credits. Sì. Sì, abbiamo seguito, poi nel film ovviamente c'è anche Sabrina Ferilli, c'è Nino Frassica, vedere comunque questi artisti così conosciuti all'interno del borgo di Corvara è stato emozionante, è stato particolare. Anche gratificante. Sì, gratificante, certo. Poi guardate con quale orgoglio lei, che è corvarese d'adozione, acquisita, parla con tanto amore di questo paese. Certo, è vero. Beh, c'è qualcosa di magico, mi fa molto piacere trovare di nuovo Corvara sulla mia strada. Non c'è mai niente di casuale in queste cose, ne sono convinta. Infatti, noi ci siamo conosciute per caso. È vero, per puro caso, da contatti sconosciuti per me, per molti versi, e poi ecco qua, tutto torna. C'è sempre una ragione, l'ho sempre detto. Io sono contenta di averti ospitata qui, abbiamo avuto un po' di tempo per raccontarci abbastanza. Prima di noi l'hanno avuta, ma la RAI qui alla precedenza, in RAI Italia. Sì, allora ho partecipato. E non potevamo dire, vai prima lì, cioè, assolutamente, poi vieni da noi, non c'è problema. Ti vedono in tutto il mondo. Sì, allora noi in realtà abbiamo partecipato alla trasmissione sul canale RAI Italia, che è nella trasmissione Community, che in realtà è un canale che raggiunge tutte le comunità italiane nel mondo. Quindi siamo stati orgogliosi di poter presentare il premio e speriamo che anche in questo caso può essere un aiuto per farlo conoscere e anche per in qualche maniera ricucire quei contatti con i corvaresi o comunque con gli abruzzesi. Mai dire mai, sì. Con questo cipiglio incombente su di noi di Maccio Capatonda, io ti ringrazio, ringrazio grazie tutta la vostra bella compagnia, la comunità, un gruppo di amici, siete molto legati tra di voi, da come vi ho visti. Siamo prima. Siamo tutti legati dalla passione per questo luogo e quindi è questo che poi ci muove tante delle nostre iniziative, perché il nostro obiettivo principale è anche quello di comunque tutelare e valorizzare le identità di un luogo e soprattutto la memoria di un luogo che comunque, ripeto, attualmente ha soltanto meno di 300 abitanti, quindi sono quelle tradizioni e quelle testimonianze che potrebbero invece andare perse, e quindi lavoriamo molto su questo. Grazie ad Anna Pia Urbano, grazie a tutti i pazzi per Corvara, noi respiriamo un minutino, torniamo subito da voi perché c'è ancora molto di abruzzese di cui parlare. Grazie.